l'idea che erano regioni o per ragioni di etnie presenti, di minoranze linguistiche presenti, o per ragioni di insularità che diciamo, rendeva particolarmente diverse dal resto del territorio nazionale, hanno avuto fin dall'origine una concessione di statuti speciali, sono statuti speciali approvati con legge costituzionale. Bene, a queste regioni speciali restano, non solo restano, ma secondo la riforma a loro non si applica tutto quello che si applica alle regioni ordinarie della nuova riforma. Questa è veramente una contraddizione, perché nel 2001 si è estesa la competenza regionale, estendendola anche alle regioni speciali, che giustamente ce la possiamo lasciare. Adesso fa il contrario, si dice, però queste nuove norme della Costituzione che restringono le competenze non valgono per le regioni speciali. Quindi resta un ampio campo di autonomia delle regioni speciali che non ha base nei loro statuti, ha base nella riforma del 2001. Questa è una contraddizione. Perché? Io quando ho provato a chiedere, tanti hanno chiesto perché, la risposta è stata, come dire, schietta. Se non facevamo così, i deputati e i senatori delle cinque regioni speciali non votavano la riforma e non avevamo la maggioranza. Se la maggioranza che approva una riforma costituzionale si forma in questo modo, cioè comprando, per così dire, in termini naturalmente non tecnico, ma insomma, è proprio così, nel senso che non l'avrebbero votata perché volevano restare più autonomi. Allora voi, siccome quelli volevano restare più autonomi, alle altre regioni invece li togliete tutto e lasciate questo. Ora, le regioni speciali, intendiamoci, non è che le regioni speciali, non è che io sia a favore della soppressione delle regioni speciali, la specialità ha delle sue ragioni storiche, perché in Val d'Aosta c'è un'etnia particolare, diciamo, nella cultura francofona e francese, perché in Trentino Alto ci sono la celebranza tedesca e latina, perché in Friuli c'è la celebranza slovena. Trento è un caso particolare, perché Trento è diventata regione Trentino Alto Adige perché quando si è accordati con, a parte che anche a Trento ci sono le minoranze latine, quando si è disposta l'autonomia della minoranza tedesca, l'Italia ha preferito inquadrare questa autonomia in un contesto in cui non fossero soli quelli altoatesini. E quindi ha detto nel quadro della regione Trentino Alto Adige, e quindi Trento se ne è, diciamo così, approfittata di quel Trentino. Altre parti del nord. Tra l'altro, i trentini, voi sapete che i trentini sono molto autonomisti, un po' forse come i valtellinesi, sentono nel senso. E anche per, ho sbagliato a dire valtellinesi, volevo dire quelli della provincia di Sondrio, scusate, perché non so. Ma però bisogna anche dire che Trento, la sua autonomia se l'è giocata molto bene. Veramente bene amministrare, devo dire, sai. Si è guadagnata anche, ma volevo dire quello che stavo dicendo io è questo, che le cinque regioni speciali non è che devono scomparire, secondo me hanno ragione di esistere, però ci sono delle differenze tra le ordinarie e le speciali che non si giustificano o non si giustificano più, perché nel 47 la Val d'Aosta era una delle regioni più povere d'Italia, oggi è una delle regioni più ricche d'Italia, e altre cose posso dire per le altre regioni. Allora, che scelta è quella di dire sì, noi sappiamo che ci sono delle differenze ingiustificate, e allora che facciamo? Le approfondiamo. Con questa riforma si approfondiscono. Questa è una scelta veramente poco comprensibile, se non alla luce di questa modalità di approvare alla ricerca di una maggioranza, cioè guardando con la vista corta. Ripeto, la Costituzione non si riforma guardando a breve, guardando oggi chi comanda. Non dovrebbe mai essere. Anche perché la Costituzione non si dovrebbe mai riformare a maggioranza. Perché non conta la maggioranza di oggi, se no se ogni maggioranza che arriva si fa la sua Costituzione, non abbiamo più la Costituzione, che è quella di tutti. Questo è un rischio, poi semmai ne parliamo, un rischio forte sotto a questo processo di riforma, perché è stato voluto, portato avanti, portato in fondo, pur iniziando da un processo diverso, in fondo, affermando il diritto della maggioranza. Noi